Il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova ha pensato, in occasione dell'uscita del film di cui penso che oramai molti abbiano sentito parlare, di Christopher Nolan su Oppenheimer, di ricordare questa grande figura di scienziato che un suo collega, che si chiama Rabi, di cui forse parleremo, ha detto che a un certo punto che dopo Einstein Oppenheimer assurse al rango di grande figura carismatica del mondo scientifico, quindi una figura che aveva la stessa fama e lo stesso carisma di Einstein e che però nel mondo e in particolare in Italia non è poi particolarmente conosciuto, se non perché è stato il padre della bomba atomica. E quindi quello che cercheremo di capire insieme sono alcuni dei fondamentali contributi scientifici che ha dato e da questi contributi scientifici perché è stato scelto come coordinatore del progetto che ha portato alla bomba atomica e poi vedere che cosa sono state le vicende su cui sicuramente il film insisterà molto, successive alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, Robert Oppenheimer, che nasce nel 1904, segue una scuola che si chiama Ethical Culture School negli Stati Uniti. Il padre in realtà era di origine tedesca, ma la famiglia ormai si era trasferita dalla fine dell'Ottocento, 1888, negli Stati Uniti. Ottiene il suo diploma nel 1920. Nel 21 si iscrive a Harvard. Non è così banale, essendo la famiglia di origine ebraica, che Harvard accettasse queste persone, perché c'erano delle situazioni abbastanza complicate, diciamo, nella gestione di queste minoranze. Comunque viene ammessa a Harvard nel 21, però si comincerà a studiare a Harvard solo l'anno successivo, nel 22, perché ha una malattia, convalescenza. E questo aneddoto, se vogliamo, o comunque cosa non particolarmente significativa, è però da citare perché è proprio in quegli anni lì che lui conosce il Nuovo Messico e quello che diventerà poi il sito in cui verrà scelto per la costruzione del laboratorio di Los Alamos. E Harvard lui sceglie l'indirizzo chimico, quindi si interessa di fisica, ma in realtà la chimica è quella che lo polarizza di più, era interessata ai minerali fin da quando era bambino, quindi si iscrive così e si laurea in chimica nel 25. E a settembre del 25 decide di andare a Cambridge. E a Cambridge lui vorrebbe lavorare con Rutherford, ma in quel momento Rutherford probabilmente ha altro da fare e lo assegna al vecchio direttore e grande personaggio del Cavendish, che è Thomson, Joseph J. Thomson. Quindi lui lavora un po' con Thomson, inizia a studiare libri che in America ancora non circolavano, come non circolavano idee o teorie, articoli che non circolavano neppure tanto in Italia, in particolare quelli relativi alla nascente meccanica quantistica, lavori di Heisenberg, e conosce vari protagonisti della fisica dell'epoca, giovani, Bohr, Dirac, Born, sono le persone che conosce. Proprio Born gli offre a quel punto di andare l'anno dopo, nel 26, a Göttingen. E Göttingen è per lui davvero una svolta nella formazione. A Göttingen l'anno successivo, nel 27, in soli 2 anni otterrà un dottorato in fisica, quindi i suoi interessi dalla chimica si dirigono alla fisica, in particolare alla meccanica quantistica, un problema non banale in quegli anni, che era quello relativo alla spettroscopia, quindi le emissioni di radiazione da parte del moto degli elettroni nella parte esterna dell'atomo, non nel nucleo, va bene, di questi elettroni, quindi la spettroscopia che riguardava le molecole e gli atomi, alcuni tipi di atomi in particolare. E a Göttingen pubblica 5 articoli essenzialmente, uno in collaborazione con Born, che darà luogo a quella che i fisici conoscono come approssimazione di Born-Oppenheimer, che ancora oggi è usata quando si fa una prima trattazione del modello di come si strutturano le molecole, e poi una serie di studi sui raggi X, sull'effetto fotoelettrico, eccetera, che in qualche maniera sono ancora oggi un punto di riferimento per comprendere che cosa succede all'interno delle stelle. Quindi si occupa sia di fisica e di fisica applicata a sistemi chimici, ma anche di astrofisica, diremmo oggi, e stelle, va bene? Nel luglio del 27 torna negli Stati Uniti, prima a Harvard e poi nel 28 va al Caltech, a Pasadena, e in California rimarrà poi il resto della sua vita, va bene? E qui si occupa di una cosa interessante, aveva cominciato a studiarla a Harvard e poi a Pasadena
a Caltech finisce, è un lavoro su quello che diventerà noto come effetto tunnel quantistico, che è uno dei meccanismi che spiega come escono le particelle alfa dai nuclei, che era la radioattività, era un grande settore molto confuso ancora, non si sapeva neppure come era fatto bene il nucleo atomico, non come lo pensiamo noi oggi. E questo lavoro sarà sviluppato l'anno successivo da Gamow e poi anche l'anno successivo 28-29 anche da Ettore Majorana. Sono lavori sull'effetto tunnel quantistico, sono veramente di frontiera all'epoca. Tra la fine del 28 e 29 torna in Europa ancora per circa 6-7 mesi e va da personaggi di grandissima rilevanza che continuano a dargli una formazione, un imprinting diciamo scientifico e di ricerca, a Leida da Ehrenfest, a Utrecht da Kramers e a Zurigo da Pauli, con cui continuerà poi una lunga collaborazione. Proprio in quegli anni lì, 28-29, c'era una questione che riguardava alcuni aspetti dello sviluppo della prima teoria dei campi quantizzati, di cui parlerò brevissimamente tra un po'. Torna poi definitivamente nel 29 negli Stati Uniti, al Caltech da un lato e all'Università di Berkeley, e continuerà a lavorare come ricerca didattica in entrambe, diventando nel 31 associato e nel 36 ordinario. E dal punto di vista di quella che noi diciamo i contributi alla didattica e alla scienza, Oppenheimer è uno dei grandi personaggi, punti di riferimento della formazione della fisica teorica americana. Anzi, appunto, come sostiene Abraham Pice nella sua bella biografia su Oppenheimer, è lui che fonda la scuola di fisica teorica americana, per cui la maggior parte dei fisici teorici che si formano tra gli anni 30 e gli anni 40 sono passati dagli anni 30, diciamo, perché poi nel 41-42 altri problemi ci saranno all'orizzonte, però si formano con Oppenheimer. Nel 1928, intanto a Berkeley arriva Lorentz, il padre del ciclotrone, uno dei primi acceleratori di concezione moderna, va bene, e le macchine che utilizzerà Lorentz nel suo laboratorio saranno importanti per i lavori teorici di Oppenheimer e dei suoi allievi. Allora, ora nessuno oggi, se un collega o anche uno studente mi dice che Oppenheimer in tutta la sua vita ha fatto 73 articoli scientifici, nulla. Invece, questi 73 articoli scientifici sono abbastanza importanti e poi ha scritto 150-200 lavori di carattere più generale sui rapporti scienza-società-cultura, va bene. La cosa interessante è che questi lavori hanno, 51 di questi lavori risalgono, alcuni sono precedenti come dicevamo a Cambridge ma specialmente a Göttingen, alcuni pochi, 5-6 successivi, ma il corpus maggiore viene prodotto proprio tra il 29 e il 42, tra il 1929 e il 42. Allora, lì io non entrerò ora, vi dico solo un elenco breve di quelli che sono i campi in cui lui si occupa, che sono fortemente correlati comunque, si va appunto dalla meccanica quantistica applicata ai nuclei alla cosmologia, però uno dice ma che c'è tra l'ultra piccolo? No, invece ci sono vari legami, però la situazione in cui la fisica si muoveva all'epoca era molto confusa. E mancava ancora una chiara identificazione di una teoria che mettesse insieme il campo classico elettromagnetico e quindi la relatività ristretta di Einstein e la meccanica quantistica che era stata introdotta nel 25-26. Quindi fare una teoria quantistica relativistica era un problema aperto. Di che cosa è fatto? Poi si era capito abbastanza sugli spettri, cioè l'emissione di luce da parte di elettroni che saltavano da un livello quantico all'altro, in su o in giù, modello originale di Bohr, ma poi con la meccanica quantistica ben scandagliato, ma per esempio non era chiaro ancora come funzionasse il nucleo, quindi sul lavoro sugli spettri si era fatto molto, e il nucleo, applicare al nucleo come aveva intuito Sommerfeld la meccanica quantistica era un problema aperto. Siccome dal nucleo uscivano particelle positive, le alfa, e negative, le beta, che poi sono elettroni, si pensava che il nucleo fosse fatto di elettroni e particelle positive, che a quel punto si sapeva che erano protoni. Quindi era ancora una situazione molto diversa da quella che noi poi conosciamo oggi. Esisteva una sola principale metodologia di studio delle particelle subatomiche, che era quella dei raggi cosmici, scoperti nel 12 da Victor Hess.
particelle di altissima energia che però naturalmente arrivavano quando volevano, non era come negli acceleratori che io accendo e spengo, quindi posso ben capire che cosa è successo, quanta energia ci ho messo, cosa fa. No, quelle arrivavano, si sapeva che era energia alta, e molte delle scoperte che vengono fatte fino agli anni 50, cioè fino all'avvento degli acceleratori di particelle, vengono fatte con questa sorgente. Sono scoperte veramente, da un lato entusiasmanti e dall'altro, francamente, uno pensa, ma come hanno fatto a trovare il bandolo di una matassa così complicata? Vabbè. Quindi i campi su cui Oppenheimer lavora sono quella che si chiama elettrodinamica quantistica, la prima teoria di campi quantizzata e quindi che mette insieme meccanica quantistica e relatività ristretta. Era stata introdotta inizialmente da Dirac con un articolo importante nel 27. C'erano vari sviluppi. Una cosa su cui Oppenheimer concentra la sua attenzione nel tempo è quella che questa teoria sembra bella, però sembra assolutamente non funzionare, perché prevede che oggetti che hanno quantità fisiche che hanno una misura finita, la massa di una particella, abbiano invece valori infiniti. Quindi vuol dire c'è qualcosa che non abbiamo capito. In quel periodo si cominciava a pensare: o dobbiamo trovare appunto il modo di rendere coerente una teoria evitando che produca infiniti per quantità misurate finite, oppure cambiare strada. È un po' quello che sta avvenendo oggi, mutatis mutandis, sulla gravità quantistica. Noi abbiamo delle teorie in cui continuamente si sente dire: ma forse bisogna cambiare, arriverà un giovane che ci dirà una nuova strada. Non è detto. E come nota Weinberg successivamente, l'elettrodinamica quantistica, che sarà l'inizio della nascita del modello standard delle particelle, in realtà è una teoria che poi sarà molto più conservativo il lavoro per renderla coerente di quanto non si pensasse. Oppenheimer è sempre convinto però che l'elettrodinamica quantistica sia sbagliata. Ovviamente lo rimarrà fino a quando poi non si dimostra come farla a rendere coerente, cioè fino al 49-50. Va bene? Sarà poi uno dei fautori di questo. Uno dei suoi allievi è il protagonista di questo lavoro. I tre sono Feynman, Schwinger e Tomonaga. Schwinger è uno dei collaboratori di Oppenheimer. Quindi, insomma. L'altro riguarda i raggi cosmici sotto vari aspetti. Quindi ancora negli anni 30-31 non si sapeva qual era l'origine dei raggi cosmici, cioè qual era questo raggio che veniva sicuramente, questa radiazione che veniva da fuori dell'atmosfera, se era radiazione elettromagnetica di altissima energia tipo radiazione gamma oppure particelle, quindi onda o particella, questo non si sapeva. Si scoprì solo tra il 32 e il 33, anche con il concorso di Bruno Rossi, che ha lavorato a Padova ed è stato uno dei fondatori di questo dipartimento, va bene? E loro, Oppenheimer, lavorando con vari suoi collaboratori, prima di tutto Carlson, analizza il problema dei raggi cosmici cercando di capire qual è la struttura del nucleo atomico che ancora in quel periodo, 30-31, non era definitivamente assodata. Si occupa poi della teoria dell'elettrone e della sua particella di antimateria, positrone, perché tutti sanno, forse non tutti, ma insomma, che questa teoria dell'antimateria viene proposta da Dirac nel 28, però in realtà l'interpretazione di Dirac non è un'interpretazione secondo campi, quindi non è un'interpretazione in cui vengono costruite, create e distrutte, come si dice, particelle, ma l'idea ci sono particelle libere che sono gli elettroni e c'è un mare di elettroni legati, va bene, un mare di energia, che è una cosa che non sta tanto in piedi, ma Dirac rimarrà convinto di questo a lungo. Quando un elettrone legato salta libero si crea una lacuna che ha ovviamente una carica opposta a quella dell'elettrone, positiva. E allora inizialmente Dirac, l'unica particella positiva che all'epoca si conosceva era il protone, sono protoni. Ecco, sarà proprio un articolo di Oppenheimer che dimostrerà che in realtà se fosse effettivamente una carica, fosse un protone, i sistemi elettrone-protone fatti degli atomi non sarebbero stabili. Quindi deve essere per forza qualche cosa di simile a un elettrone che ha tutte le caratteristiche dell'elettrone salvo carica opposta. È l'inizio appunto di quel che sarà poi l'idea dell'antimateria sia per l'elettrone ma anche per il protone. L'antiparticella elettrone sarà scoperta di lì a poco da Anderson nel 31-32, mentre per l'antiprotone bisognerà aspettare gli anni 50.
L'altra cosa su cui lavora è la fisica nucleare, e questo ovviamente lo avvicina a essere uno dei protagonisti poi della costruzione e degli sviluppi dell'energia atomica in tutti i sensi, va bene. E ancora sulla parte di radiazione di raggi cosmici, una volta capito che i raggi cosmici sono particelle cariche, essenzialmente protoni, poi con piccole percentuali di altre cose, questi arrivano sulla materia, queste grandi particelle, si crea dagli urti con l'atmosfera sciami di particelle, questi entrano nella materia e questi creano ulteriori sciami. In questi sciami c'è una componente molle che viene subito identificata con gli elettroni e una componente dura. Questa componente dura è fatta da che cosa? Probabilmente un'altra particella che non conosciamo perché in realtà decade velocemente. Viene identificata come mesone, sarà proprio Oppenheimer insieme a un suo studente a proporre inizialmente che quella particella possa essere quello che si chiamava mesone di Yukawa, bene, che è il mediatore delle forze nucleari forti. Una proposta molto interessante che dà via a una serie di studi e sviluppi nella direzione di capire bene anche da un punto di vista quantistico cosa succede dentro il nucleo, però che si dimostrerà nel 45 errata, il mesone non è la particella di Yukawa, e nel 47 si scoprirà qual è la particella di Yukawa, che è il pione, ma ora non entro in questi dettagli, però è molto interessante che in ogni caso questa identificazione con una particella che è essenzialmente un elettrone ciccione, cioè 200 volte la massa, questa particella qui con una possibile particella che media interazioni nucleari inizialmente viene proposta proprio da Oppenheimer, ed infine una parola sui suoi contributi fondamentali nell'ambito della astrofisica e della cosmologia, perché Oppenheimer in particolare insieme ad alcuni suoi studenti, Serber prima e Georg Volkov dopo, affronta due problemi che sono poi di grande, promettono grandi sviluppi successivi. Uno affronta la questione delle stelle a neutroni, che erano degli oggetti esotici all'epoca non ben compresi, tanto che Lev Landau, che aveva pensato inizialmente a qualche cosa di simile, propone la stella a nucleone, cioè nel senso che il neutrone nel 31, quando Landau fa la sua proposta, non era stato ancora scoperto. Quindi c'era questo l'articolo seminario di Landau, due persone, Baade e Zwicky, uno lavorava al Monte Wilson, Zwicky era invece al Caltech, nel 34 avevano parlato di possibili stelle in cui tutta l'energia termonucleare è sparita, c'è solo energia gravitazionale e qualche cosa che è legata al fatto che questi sono particelle con spin semintero, sono fermioni, quindi c'è un equilibrio tra forze gravitazionali e quantistiche che in qualche modo deve essere spiegato. Bene, Baade e Zwicky avevano detto che c'erano, un lavoro importante viene fatto proprio da Oppenheimer e da Tolman indipendentemente, è una delle prime applicazioni della trattazione della struttura stellare utilizzando relatività generale e meccanica quantistica. Quindi vedete che il nostro personaggio non è proprio ultimo a nessuno, e l'altra cosa che in questo settore dà come contributo riguarda i buchi neri. Un nome che verrà introdotto molto tempo dopo da Wheeler nel 1967, ma l'idea è questa, che quando la massa di una stella che collassa è sufficientemente alta, il collasso può continuare progressivamente all'infinito, come dicono loro, indefinitamente, e nella parte finale dell'articolo dicono a quel punto se la velocità di fuga lì sarà talmente alta da superare quella della luce, non si vedrà più niente. Allora, sulla questione dei buchi neri, da allora sono state spese un sacco di ricerche, di digressioni, anche di opposizioni all'esistenza dei buchi neri, noi oggi siamo attrezzati per dire che questi effettivamente c'erano, e Oppenheimer è uno di quelli che contribuisce in maniera sostanziale al settore. E vengo all'ultima o penultima parte, diciamo, di questa chiacchierata, che riguarda i rapporti tra scienza e società. Allora, Oppenheimer entra in contatto con la politica, fino a quel momento aveva fatto essenzialmente il fisico, va bene, si era occupato di ricerca, certo, si interessava un po', però diciamo ci sono due fattori che lo spingono a occuparsi di politica. Uno è la presa di coscienza della situazione degli ebrei sotto i nazisti, per cui lui si spenderà anche con fondi propri per cercare di fare espatriare ebrei, prima di tutti i suoi parenti, ma insomma ebrei dalla Germania agli Stati Uniti.
La seconda punto che è ben chiaro a Oppenheimer è che c'è una crisi economica che noi sappiamo è nata nel 29, va bene, il New Deal inizia nel 33, ma i primi effetti sulla popolazione sono praticamente allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi lui ha tutti gli studenti che hanno grandi problemi economici, grandi difficoltà a studiare, quindi, e oltre ai suoi, tramite i suoi studenti, la popolazione. Questo lo porta quindi a avvicinarsi, anche perché conosce una donna che per lui sarà in realtà il suo grande amore, ma che in realtà non sposerà mai e che morirà suicida nel 1944, Jean Tetlock, che lo avvicina al Partito Comunista. Il Partito Comunista come utopia, diciamo, non c'era ancora tutto. Queste cose vanno ben messe in contesto, secondo me, e anche le posizioni su perché si va a costruire un'arma o non si va a costruire un'arma, in un contesto come quello che era la Seconda Guerra Mondiale nel secolo breve, insomma, devo dire che va messa in contesto. Poi i giudizi si possono lo stesso dare. E quindi lui si avvicina a questi ambienti del Partito Comunista, ci sono coinvolgimenti sia nelle lotte operaie sia nella sindacalizzazione dei professori e del personale universitario, sindacati che poi verranno in parte chiusi con Pearl Harbor dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, ovviamente, vabbè. E poi anche il sostegno alla causa repubblicana. E allora, da questo momento, quindi il 36 in qualche modo segna l'interesse e la sensibilizzazione di Oppenheimer per le questioni che riguardano i rapporti che lo scienziato, in quanto anche cittadino, deve intrattenere con la società, con la politica. E la serie di eventi non li racconto tutti, sono raccontati da tutte le parti. Nell'ottobre del 39 Leo Szilard insieme a Teller e Wigner, che sono un gruppetto di ungheresi, va da Einstein chiedendolo di scrivere una lettera a Roosevelt, perché hanno capito che forse con le conoscenze che si hanno oggi delle reazioni nucleari si può ottenere la possibilità di costruire una bomba atomica, no? Questa è. E Roosevelt lì per lì fa orecchie da mercante, però poi tutto sommato crea un comitato per l'uranio, ma non lo finanzia tanto. Naturalmente le cose cambiano drasticamente nel corso del 41, perché intanto, vabbè, inizia la Seconda Guerra Mondiale alla fine del 30, nel settembre del 39, con l'invasione della Polonia da parte della Germania, ma poi le cose precipitano perché in qualche modo a fine anno abbiamo Pearl Harbor e l'entrata degli Stati Uniti in guerra. E quindi di fatto le cose tra il 39 e il 41 sono in via di sviluppo, va bene? E Oppenheimer si è mai occupato di questa roba? Cioè, certo, lui aveva dato contributi alla fisica nucleare. Non solo, ma nel 41 lui dice, quando entrai in rapporto con l'embrionale impresa dell'energia atomica, che cominciai a intravedere qualche modo, e quando entrai in rapporto con questo e cominciai a vedere qualche modo per rendermi utile. La scienza al servizio dell'umanità anche in una situazione di belligeranza. Su questo si può aprire il dibattito, immagino. Però è importante questo senso di responsabilità, che un po' gli venivano anche la sua imprinting giovanile nella scuola di cultura e di etica, va bene? Però lui non solo nel 41 entra in rapporto con questi primi vagiti del progetto uranio statunitense, ma lui era interessato a quelli che erano stati i risultati di Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lise Meitner e Otto Frisch, gli scopritori della fissione e gli interpretatori di quello che si era scoperto come fissione, perché Hahn e Strassmann scoprono una cosa che non capisco e chiedono alla Lise Meitner, che aveva collaborato a quegli esperimenti ma ha dovuto scappare in Svezia perché è ebrea, di che cosa ne pensa. E lei, insieme a Otto Frisch, che sono in Svezia, riparati lì, dà il nome fissione e la spiegazione al risultato trovato. Vabbè. E si inizia una serie a questo punto di organizzazioni su cui non entro, ma sicuramente nel giugno del 41 viene istituito quello che si chiama Ufficio per la ricerca e lo sviluppo scientifico, che sarà presieduto da Vannevar Bush, un grande personaggio, ed è il compito di coordinare tutti i progetti scientifici che riguardano le attività militari a quel punto. Nel dicembre, appunto, l'attacco di Pearl Harbor segna l'entrata in guerra degli Stati Uniti, e allora a gennaio del 1942
Oppenheimer diventa responsabile delle ricerche su neutroni veloci a Berkeley in una delle sezioni di questo Office of Scientific Research and Development, che era la sezione S1 che si occupava proprio dell'uranio. Quindi in realtà lui aveva anni, diciamo, di interessi e di ricerche nel settore. E allora, una domanda che, e poi passo velocemente al resto, non scandisco tutte le fasi di questa interessante storia, che comunque si trovano in tante biografie di Oppenheimer, ma uno si domanda perché il generale, prima colonnello e promosso generale lì sul campo, Leslie Groves, che diventerà il coordinatore di quello che si chiama Progetto Manhattan, Progetto Y, Progetto della costruzione della bomba atomica, sceglie Oppenheimer. Allora, intanto sicuramente Oppenheimer, come abbiamo visto, aveva le competenze scientifiche. C'erano alcune controindicazioni. Intanto non aveva nessuna esperienza amministrativa, ma ricordiamoci che di questo nessuno dei fisici dell'epoca o della comunità scientifica dell'epoca aveva esperienza amministrativa. Anche Fermi farà fatica a lavorare allo Salamos inizialmente, perché i suoi erano piccoli gruppi, ragazzi via Panisperna. Quindi 4-5 persone che lavoravano a stretto contatto. Lì erano gruppi che poi piano piano diventano di migliaia o decine di migliaia di persone. Ma quindi questa è una controindicazione relativa, cioè. Poi non aveva il premio Nobel, ma anche questo non è fondamentale, diciamo. Non è detto che uno che abbia il premio Nobel preferisca fare la gestione e quindi fare anche da trade union tra varie realtà. Casomai è una persona molto outstanding in un settore, quindi anche questa non è. Era stato iscritto al Partito Comunista, comunque aveva frequentato ambienti comunisti. Questa è una controindicazione più grande, ma uno come Leslie Groves, cioè un generale dell'esercito statunitense, dice no, ma guarda, io ho conosciuto Oppi, come veniva chiamato a quell'epoca, che aveva sicuramente ottime qualità, era sicuramente uno che ti faceva capire di che si parlava, non è facile trovare uno che sappia porgere la conoscenza scientifica come Oppenheimer, e non solo, ma aveva un senso di responsabilità etica e politica che non era diffuso tra gli scienziati. Quindi tutte queste cose inducono Groves a scegliere Oppenheimer, ma nello stesso tempo anche successivamente a confermare quella scelta, anche quando ci sarà il processo a Oppenheimer e per togliergli il nulla osta di accesso a dati riservati, Leslie Groves sarà sempre uno che riterrà importante, che riterrà Oppenheimer una persona assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Nel 45 sappiamo che c'è questo bombardamento, 6 agosto, 9 agosto, Hiroshima e Nagasaki, con due bombe atomiche di diversa concezione, una all'uranio, cosiddetto uranio 235, una al plutonio. Chi è che decide di buttare le bombe? Certo è una decisione militare. Non dimentichiamoci però che l'Interim Committee, che a quel punto aveva voluto Truman, che era succeduto a Roosevelt molto improvvisamente in aprile, va bene, da maggio c'è Truman, però praticamente alla fine di aprile c'è Truman, però il 7 maggio c'era stata la resa della Germania. Quindi di fatto la Seconda Guerra Mondiale era quasi finita, c'era il Giappone, quindi si potevano usare sul Giappone. Oltretutto il Giappone aveva anche fatto l'azione di Pearl Harbor, certamente questo non lo avvantaggia. Però sicuramente l'Interim Committee chiede a una commissione scientifica fatta da Lawrence, Compton, Fermi e Oppenheimer di suggerire che cosa fare con questa bomba. E questa commissione scientifica, in realtà, nonostante ci fossero rapporti e relazioni di altri scienziati, Compton stesso aveva chiesto un rapporto, anche questo oscillato con il contributo di Leo Szilard, eccetera, e avessero detto che era meglio fare un'azione dimostrativa, non un'azione sul paese. Comunque loro non pensavano che sarebbe state sganciate due bombe su due città, su questo voglio essere chiaro. Però sganciare una bomba atomica, dovunque l'avessero sganciata, non era proprio un viaggio. Loro non dettero parere negativo, perché la ragione che loro stessi adducono è: così finisce la guerra, perché altrimenti continuare ancora la guerra avrebbe voluto dire un altro milione e mezzo di morti. Va bene questa giustificazione? Ha senso? Questo è appunto il giudizio che la storia e noi possiamo poi indipendentemente esprimere oggi. Sta di fatto che questa commissione scientifica verrà mantenuta in piedi anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, e con l'idea appunto che bisogna capire come pianificare lo sviluppo delle armi atomiche.
E quindi inizia da questo momento questo lavoro di Oppenheimer nell'ambito delle consulenze per lo sviluppo dell'energia nucleare a fini bellici ma anche a fini pacifici. Due parole due perché ormai sono stato anche troppo lungo, però uno è la sua attività all'Institute for Advanced Studies di Princeton. Una dei gota, va bene, oggi della fisica, ma non solo la fisica, all'epoca era specialmente matematica e altre scienze, e fu proprio con Oppenheimer che diventa un punto di riferimento per la comunità scientifica dei fisici. Oppenheimer viene eletto direttore di un istituto che è nato da poco e che aveva alcune importanti motivazioni, interessanti, insomma, di alta formazione, quindi dove i docenti avevano a che fare con quelli che noi chiameremmo oggi dottorandi o fellow, per fare ricerca, la didattica non era obbligatoria, c'erano organizzazioni di seminari, quindi una struttura molto moderna anche come concezione. Divenne direttore anche su parere favorevole di due dei membri dell'Institute, Einstein e Weil, nel 1947, e dal 47 al 66 lui è stato direttore dell'Institute. Questa attività all'Institute implicherà, cioè meglio l'elezione, implicherà che venga riaperto o comunque messo fuori un dossier che era stato raccolto dall'FBI, da Hoover che era il capo dell'FBI, in cui si diceva occhio perché Oppenheimer è un pericoloso comunista, Oppenheimer e Robert, ma anche Frank, il fratello di Oppenheimer, che avrà una vita non facile e che va ricordato, secondo me, è un fisico, insegnerà all'Università del Colorado e sarà il fondatore e il direttore dell'Exploratorium di San Francisco, il primo science museum della storia, insomma, quindi personaggio veramente notevole, e tutti e due pericolosi comunisti. E nonostante questo vengono chiesti i pareri di nulla osta all'accesso ai segreti militari per mantenere la sua attività di consulente a Vannevar Bush, di cui vi avevo parlato, a Leslie Groves, a James Conan, lettore di Harvard e una figura di riferimento per le consulenze in ambito militare di quell'epoca, e tutti appunto dicono che non c'è nessun problema. Quindi nel 1947 diventerà direttore e lo rimarrà per circa 20 anni. E a questo punto c'è tutta un'attività abbastanza ricca per capire che cosa fare delle armi nucleari, come tenerle sotto controllo, se sviluppare nuove armi nucleari di nuova generazione, la famosa bomba H o superbomba. E va detto chiaramente che Oppenheimer si schiera contro l'idea dello sviluppo della bomba H e sarà questa una delle ragioni per cui poi nel 1953 comincerà quello che è il processo che gli toglie il nulla osta e la caduta in disgrazia, lui non farà più il consulente di nulla negli Stati Uniti. E ora, una domanda che si può fare, dunque, tra il 1946 e il 1947 vengono fatte una serie di iniziative, anche da parte delle Nazioni Unite, che vengono stimolate molto da Oppenheimer per capire che cosa fare rispetto alle armi nucleari. Non potrà essere più sicuro il mondo, questo lo scrive Oppenheimer, ma riprendendo grandi conversazioni fatte con Bohr, con Linus Pauling, con altri personaggi di quell'epoca che avevano chiaro che la guerra nucleare non era la guerra tradizionale. E cercano di fare un'operazione che avrebbe dovuto in qualche modo arrestare l'inizio della guerra fredda e che di fatto non riuscì, va bene, ma non riuscì a causa americana, c'era un rapporto Acheson-Lilienthal che era stato essenzialmente steso da Oppenheimer, che se confermato nella sua linea di massima avrebbe potuto cambiare alcune delle sorti del mondo. In realtà poi l'ambasciatore delle Nazioni Unite, Baruch, per gli Stati Uniti, insomma, fece tutt'altre scelte, non perché le fece lui, le fece anche il governo e il presidente degli Stati Uniti. Allora, perché Oppenheimer non esce da questa sua attività nel 1946-47? Perché continua a mantenere la consulenza? Allora, secondo Pais, l'esperienza della guerra aveva in qualche modo fatto perdere fascino all'attività di ricerca e insegnamento. Io non sono così convinto.
Potrebbe essere che sentisse un senso di responsabilità, più volte lo manifesta nei suoi discorsi, dello scienziato per scelte politiche nuove rispetto alle novità che un simili conoscenze applicate alle armi potevano dare. Quindi può darsi che è ovvio che uno che per tanto tempo ha avuto una parentesi nell'attività scientifica occupandosi di un settore, però non mi pare, appunto, c'era anche questa componente. Una fiducia in se stessa e nelle sue visioni, dice sempre Pais, ma insomma queste visioni erano condivise con grandi scienziati e la convinzione che c'era una speranza di convincere i politici e di far capire educare i politici a questo nuovo scenario. O ancora una qualche fascinazione per il gioco politico, dice Pais, però la sopravvivenza della specie, il ruolo che la scienza può svolgere per migliorare la qualità della vita, volgendo la natura a suo vantaggio, queste sono altre questioni. Quindi, in qualche modo, da quel momento c'è questo lavoro duplice in cui le attività scientifiche ormai si riducono, di Oppenheimer, nella gestione dell'Institute e nelle consulenze in un sacco di comitati per orientare le attività di utilizzo delle armi nucleari. Oppenheimer è uno molto realista, si schiera contro la bomba H perché è una bomba potenzialmente genocida, e con lui ci sono Compton, Fermi, Conan, ci sono molti altri scienziati, non dico Bohr, ma insomma, quindi la bomba H no, mentre Teller per esempio è quello che porterà avanti questo tipo di, tra quelli che porteranno avanti questo tipo di progetto. Però per quanto riguarda le armi nucleari cosiddette tattiche, di cui oggi purtroppo si parla ancora, lui le ritiene necessarie, naturalmente cercando di non creare presupposti per un'escalation, fino a quando non si stabilirà come si governa l'energia nucleare a fini bellici, quindi fino a quando le nazioni non avranno modo di rendersi conto che utilizzare bombe nucleari per l'attacco è una forma di follia, le utilizzi per la difesa fino a che però non ci mettiamo d'accordo di non produrne più. Questa è l'idea, è un'utopia condivisa da Oppenheimer, con Bohr, con Pauling e con molti altri, e da quel momento in poi lui sosterrà una serie di iniziative per far crescere la coscienza da parte anche dell'opinione pubblica, oltre che della classe politica, su quelli che è gli scenari che si aprono. Uno dei fondatori del cosiddetto bollettino degli scienziati atomici è Oppenheimer, in cui, come qualcuno di voi sa, c'è un orologio che ogni anno è più o meno vicino a mezzanotte a seconda del pericolo di arrivare alla distruzione del genere umano. All'epoca nasce per l'energia atomica, oggi coinvolge cambiamenti climatici, altre cose. Però se andate a vedere il Bulletin for Atomic Sciences, tutti gli anni a questa lancetta che si avvicina o si allontana, ora si sta solo avvicinando alla fine, va bene? Appunto, sulla questione nulla osta gli verrà tolto nel 1954 e sono alle ultime battute. E Einstein gli aveva detto: ma perché vai a fare l'audizione da quegli stupidi, anzi penso abbia usato pagliacci di Washington, e lui invece preferisce andarci, proprio secondo me continua a dire perché sentiva la responsabilità di quello che aveva di fronte, e di fatto con il giugno del 54 si elimina la consulenza. Allora vi leggo per chiudere due citazioni mi sembrano interessanti. La riabilitazione di Oppenheimer sarà negli anni 60-61 con l'avvento di Kennedy, che doveva dargli lui, diciamo, il premio Fermi della commissione dell'energia atomica, e viene ucciso poi i giorni prima. Per cui sarà Johnson che qualche giorno dopo la data prestabilita darà a Oppenheimer il premio Enrico Fermi della Atomic Energy Commission. Ci sono tre citazioni. Una è di George Kennan, che era uno dei membri dell'Institute, ed è un intervento al funerale. La verità, dice Kennan, è che il governo degli Stati Uniti non ha mai avuto un servitore nel fondo del suo cuore più devoto di questo, nel senso di desiderare di dare un contributo costruttivo. E io non conosco nulla di più tragico della serie di errori, in parte senza dubbio anche suoi, ma in che piccola parte, che gli resero impossibile dare questo contributo, che lo costrinsero a passare l'ultimo decennio e mezzo della sua vita struggendosi per la frustrazione
che gli derivava dalla consapevolezza che i talenti che sapeva di possedere, un tempo ben accettati e utilizzati dalla classe dirigente ufficiale del suo paese per sviluppare le potenzialità distruttive della scienza nucleare, venivano rifiutati quando si trattava di sviluppare le grandi potenzialità positive che credeva che la scienza avesse. Non c'era, suppongo, convinzione che avesse più a cuore né che significasse di più per lui di quella che la scienza della fisica nucleare offrisse possibilità di comunicazione e comprensione, comunicazione tra i popoli, questa è un'idea che c'era anche in Bohr, e comprensione tra gli uomini altrettanto entusiasmanti quanto le sue possibilità distruttive erano terrificanti. È stata una delle più grandi delusioni della sua vita che a livello ufficiale gli fosse consentito di contribuire così significativamente alle une distruttive e per nulla alle altre. Poi c'è una citazione che fa lui stesso, la dico perché noi siamo nel Dipartimento di Fisica e Astronomia, Galileo Galilei. Parla di Galileo in una conferenza del 64, 3 anni dopo morirà. E Oppenheimer dice, gli ultimi, è ovvio che non si paragona a Galileo, però è ovvio che lui è uno scienziato come lo è Galileo. Gli ultimi anni, quando visse con qualche timore e soffrì il grande oltraggio della sua obiura e l'allontanamento da molti dei suoi amici, furono sicuramente anni tristi. Sta parlando di Galileo, ma naturalmente sono anche le sue esperienze. Eppure Galileo continuò fino alla fine a dimostrare una qualità che io credo sia propria della scienza nascente. Una grande gioia nell'atto di scoprire cose nuove, e questa è una grande gioia che tutti quelli che erano allo Salamo sanno, e la loro delusione è poi per come sono state applicate inizialmente queste per le bombe, no? Quindi grande gioia nell'atto di scoprire cose nuove, cose che non erano affatto attese, la meraviglia, no? Cose che avevano riflessi profondi su credenze inveterate e che facevano presagire il futuro sia come speranza sia come mistero. Direi che chiudo qui, e c'è una bella citazione ancora di Pais. Uno qualunque dei seguenti contributi, dice Pais nell'elogio funebre, da solo avrebbe identificato Oppenheimer come uno scienziato di primo piano. Uno di questi, la sua ricerca nell'ambito della fisica, abbiamo visto, un grande scienziato. La sua influenza come insegnante, grande insegnante. La sua direzione allo Salamos, la crescita dell'Institute for Advanced Studies, come centro di punta della fisica teorica sotto la sua guida, e i suoi sforzi per promuovere una più comune comprensione della scienza. Se combiniamo tutto questo, non possiamo che onorare Oppenheimer come un grande protagonista della scienza. Se intrecciamo tutto ciò con gli eventi drammatici che convessero su di lui, dobbiamo ricordare Oppenheimer come una delle personalità più straordinarie del XX secolo.